Sul dibattito relativamente alla sanità e sulle dichiarazioni del Presidente della Regione Renato Schifani interviene oggi il segretario della Democrazia Cristiana Salvatore Cuffaro, affermando che la politica pensi più alla salute dei cittadini. Mettere anche sulla salute degli operatori questi ultimi giorni sono stati caratterizzati dalle nomine nella sanità. Né politicamente né professionalmente sono riuscito ad appassionarmi al tema e ai nomi in questione. Il risultato credo però abbia del grottesco e puzza di prevaricazione. A colpirmi e commuovermi, continua il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Cuffaro, è stata invece la notizia della scomparsa a Palermo di due infermieri che lavoravano in due importanti ospedali nella città. Fino all'ultimo sono rimasti impegnati in prima linea, coprendo turni di emergenza con una pressione lavorativa che solo persone di grande forza riescono a sostenere. Il loro esempio, continua Salvatore Cuffaro, ci ricorda che il ruolo strategico di chi si occupa di coloro che soffrono e hanno bisogno di aiuto rappresenta la vera eccellenza della sanità siciliana. A loro e a tutti coloro che ogni giorno con grandi sacrifici portano avanti un sistema sanitario che certamente non è perfetto, manca per esempio un supporto psicologico, ove necessario va data la massima attenzione. Chiedo pertanto ai nuovi direttori che si insedieranno di dimenticare chi li ha sponsorizzati e di mettere al centro di chi lavora i malati. I cittadini, tutti, hanno diritto a potersi curare bene, senza attese infinite. La sanità, conclude Cuffaro, è un bene comune, il vero valore che la sostiene sono tutte le persone che con dedizione, passione e abnegazione si dedicano giornalmente a chi ha bisogno di cure. La buona politica deve occuparsi di questo e deve porre rimedio ove si verificassero lacune.